Buonasera! Però senta, non siamo interessati. Una bella rosa, questa rosa gliela dobbiamo regalare. No, non mi interessa. Che bello. No, sono allergico. Vabbè, non è che te la mangiare, gliela devi regalare a lei. È mia sorella, va bene? Cioè, lei esce il sabato sera con sua sorella. Siamo una famiglia unita. Se ne va per cortesia adesso. Uni, zio, una rosa. Non mi interessa. Patozzita! Non mi interessa. Patozzita! Non mi interessa. Patozzita! No, arrivederci, è stato un piacere. Alla storia di stasera. A proposito, se la lascia, signorina, questo è il mio numero, eh? Ecco, tenga, una rosa. Non sono tirchio come quest'uomo. Tieni, gli si soppettia. Per quando muore. Arrivederci. Pronto, fa, a che punto sei? E a che punto sono, Federico? A che punto sono? Che c'è un traffico incredibile, 2 ore che giro e non trovo posto. Per la macchina? No, di lavoro. Ho detto a che sono in giro, lascio 2 curriculum. Ma scusa, c'è bisogno, apriti un parcheggio. Così trovi posto tu e la macchina. E fai 2 piccioni con un posteggio. Ma io non me ne potevo stare a casa. E siamo qua. Che c'è? Non ti stai divertendo? Minchia, no, tantissimo, proprio. 2 ore ho perso per parcheggiare. Ora siamo in piazza, al freddo, in piedi, senza fare niente. A guardare persone che stanno in piedi, al freddo, senza fare niente. Che cosa stiamo, che stiamo facendo? Almeno siamo usciti. Ma per uscire me ne uscivo fuori al balcone. Siamo senza meta, qui, sperduti. Ma al balcone non c'è nessuno, qua almeno incontri un po' di gente, conosciamo gente nuova. Ma io odio la gente, li odio tutti, Federico, tutti. Levati sta faccia, Fabrizio, levati sta faccia, che è sabato sera, divertiti, sii sorridente. Hai ragione. Vi odio. Vi odio tutti, tutti, tutti a uno. Vabbè, io vado di là che la mia macchina è di là. Sì, perché tu ora guidi la macchina in queste condizioni. Vieta, io me la sento. Tu torni con me, con Fabrizio. No, io me la sento di guidare. Tu non puoi guidare in questo stato, andiamo. E vabbè, vado a guidare in Svizzera, tanto. Alla fine tanto hai fatto e tanto hai detto che siamo tornati a casa. Sai qual è la cosa più bella del sabato sera? Quale? Maria De Filippi. Lei sì che mi capisce. Tu sei vecchio dentro, Fabrizio, la verità è questa. A parte che uscire è come vedere c'è posta per te, la stessa cosa. Cioè? Come cioè? Maria ti fa conoscere un sacco di persone, però non è che le devi toccare con mano, quindi belle, allontani. Il posto non lo devi cercare perché il divano è tuo e c'è il posto assicurato. Ma soprattutto se ti devi ubriacare, ti ubriachi con tutte le minchiate che senti nel programma. Oggettivamente hai ragione. Lo so che... Ciao Maria! Siamo in Sicilia! Siamo venuti a trovare il signor Fabrizio! È lei? Sì, sono io! Il sabato sera preferisce restare a casa anziché uscire con gli amici? Sì! Ha 27 anni ma in realtà dentro ne ha 72? Sì! Abbiamo qualcosa per lei! Tenga! C'è vecchiaia per te! What the... Guarda che gli ho insegnato. Fabrizio è scemo. Fabrizio è scemo. Che coglione.